Forse mi conoscete, sono quello che ha fatto la casa di risveglio, non l'ho fatta solo io ovviamente, abbiamo fatto un percorso tutti quanti insieme tra mondo sanitario e mondo dell'associazionismo. Noi come genitori abbiamo, nel 98, dopo la morte di mio figlio, abbiamo cominciato a pensare, siccome mio figlio ha dovuto andare in Austria, perché in Italia non potesse esistere un centro capace di curare il coma. E da lì è nato un percorso istituzionale fatto tra l'associazione che nasceva allora, gli Amici di Lucca, la Tenda Usi, il Comune di Bologna e poi la Regione, e abbiamo messo in piedi con la raccolta dei fondi e poi con un percorso progettuale questa struttura di assistenza e ricerca, che è una struttura di eccellenza che ci invidiano da tutte le altre parti d'Europa, che ovviamente rappresenta una delle eccellenze che ci sono in questa regione, perché ci sono tantissime altre eccellenze che fanno capo ad altre associazioni, ne cito solo alcune: l'ANT, l'AGIOP, la FANEP, l'AUSER, la WILDM e altre, che però obiettivamente dopo tanti anni non vengono più considerate come elementi di progettualità, cioè tutti quanti dicono come siete bravi, no? Quasi come se fossimo degli eroi, e siccome gli eroi non fanno parte della comunità, perché sono persone che sono al di sopra, non ci se ne cura, nel senso che ognuno fa quello che deve fare, ma è come se lo facesse per se stesso e non per la comunità. Questa è la stessa cosa che provano i cittadini nella disaffezione per la politica e per i partiti, compreso questo partito nel quale anch'io sono candidato. Nel senso che la gente è distante perché i temi sono distanti e perché non c'è la capacità di dialogare con le persone. Anche io ho fatto i mercati, li sto facendo in questi giorni, sono conosciuto, mi riconoscono, ma è la stessa cosa. Dice, ma prima perché ti candidi con il PD? Due, ma devo votare te, devo votare anche il PD, e da qui a scendere. Allora, questo ci si rende conto che c'è una grande confusione, c'è una grande disaffezione, e i temi che noi vorremmo portare avanti, che sono quelli, dicevo, il welfare di comunità, la sanità, la buona sanità, i temi della cultura, i temi dell'assistenza alle persone, la legislazione in questa materia, sono temi sui quali in questi ultimi anni è stato fatto qualcosa, ma non abbastanza. E allora l'impegno che io voglio pormi andando in regione è la prima cosa, essere un consigliere sul territorio. Cioè, ormai bisogna finire col fatto di essere chiusi dentro ad un sistema, bisogna andare verso la gente per capire quali sono i problemi e qual è la progettualità da fare. E ve ne dico subito alcune. Prima, quella che in questi giorni è sui giornali, tagliare le liste d'attesa. Anche a me è capitato di dover andare a Monselice, Padova, e sarà capitato anche a voi, perché la mia risonanza magnetica per il mal di schiena, per un'ernia alla schiena, datava un anno, c'era un anno. A Monselice, dopo una settimana, io ho fatto la risonanza magnetica. Questo non è possibile. Non è possibile perché? Per due motivi. Perché è facile oggi dire apriamo gli ambulatori il sabato e la domenica, ma con quale personale lo apriamo questi ambulatori? Con un personale qualificato o un personale invece, come dire, di persone giovani che non sono poi in grado di garantire la qualità delle prestazioni? Noi dobbiamo garantire il diritto di cura per ognuno, ma anche il diritto delle prestazioni veloci. La seconda cosa è il tema dell'assistenza e dei percorsi di cura. Il fondo della non autosufficienza è vero, è stato aumentato a 400 milioni di euro e c'è un fondo regionale che è stato, diciamo, un'eccellenza in questa regione. Ma dobbiamo anche dire un'altra cosa: questo fondo copre una persona su quattro, e le altre tre sono purtroppo garantite dalle famiglie che fanno quel lavoro sottile, invisibile, solitario nelle case, dove sono in una prigione senza barriere e senza condivisione politica e sociale, e nella quale queste persone fanno quello che viene chiamato oggi con un termine molto chic, caregiver, che vuol dire il prendersi cura, no? Ora, è stata fatta una legge, e questo lo dobbiamo a Paola Marani, che ha fatto un ottimo lavoro come consigliera regionale, ha fatto questa legge che praticamente riconosce il ruolo di queste persone, ma non le garantisce la sopravvivenza.
non c'è un finanziamento a questa legge. Allora, anche questo, c'è una class action fatta da tante associazioni al governo perché riconosca questa professionalità, è una professionalità questa, non ce lo dobbiamo dire, abbiamo le prestazioni sanitarie, abbiamo il volontariato, abbiamo il badantato esperto, le badanti che fanno, e anche lì sulle badanti è possibile che ogni persona abbia una badante, non si possa fare un discorso di comunità, unire queste cose perché ridurre le spese e fare sì che questo badantato di comunità possa riuscire a tenere desta questa socialità delle persone. E quindi noi dobbiamo cercare di legiferare meglio su questi temi, e sono dei temi sui quali noi ci dobbiamo assolutamente impegnare. Quindi questo welfare di prossimità, che in qualche modo può essere proattivo alla crisi economica, dobbiamo farlo con chi? Con le famiglie, con l'associazionismo, col mondo della cooperazione che anch'io rappresento, e con un certo percorso, ma nel quale noi dobbiamo ascoltare queste strutture, perché oggi la regione non ascolta più nessuno. La regione oggi chi ascolta? Ascolta forse i sindacati, ascolta forse le cooperative, ma l'associazionismo, i comitati dei cittadini e i cittadini singolarmente espressi non vengono ascoltati per niente. Non c'è un tavolo di consultazione, non c'è un'area metropolitana nella quale queste esigenze possano essere raccolte. Noi su questo dobbiamo assolutamente lavorare. L'altra sera eravamo a Porretti insieme a Tosiani, era una... come dire, una comunità molto calda, no? Perché il punto nascita era stato chiuso, è stato chiuso. Allora, informare i cittadini sul fatto che sia forse meglio non la prossimità ma l'accessibilità, cioè forse è meglio andare a Bologna a partorire perché siamo più sicuri, piuttosto che avere un punto nascite vicino sotto casa che però non ti garantisce. Ma noi li abbiamo informati questi cittadini? Forse noi non li abbiamo informati, perché i cittadini sono arrabbiati, sono cavalcati da altre forze politiche, ma non sono informati su questo. Allora, lì dentro un'ostetrica è venuta fuori e ha detto: ma guardate, perché non facciamo un ambulatorio per il pre e post, cioè non ci togliete tutto, lasciateci il pre e il post parto, facciamone un ambulatorio. Io questa idea, diceva lei, l'ho detta già ai sindacati, i sindacati sono anche d'accordo, dovremmo portarla all'azienda USL. Ecco, qui nasce un'idea. Qui nasce, non nasce una chiusura, nasce un'idea di condivisione che va al di là anche del campanilismo vergato sì, vergato no, porretta sì, porretta no, e il discorso delle case della salute, che cosa ci stanno a fare e cosa ne facciamo di queste case della salute. Allora noi su questo dobbiamo riprendere la fiducia. La fiducia che la gente può rimboccarsi le mani, può essere presente nei processi decisionali, al di là del fatto che ci sia un politico professionista che avrà pure tutti i suoi meriti, ma che non può arrivare a quello, cioè al fatto di dire: io in qualche modo posso anche rappresentare le istanze dei cittadini. E un'altra cosa lasciatemela dire, scusate, noi parliamo giustamente del fatto che non c'è affluenza, ma di chi è colpa di questa affluenza? Ce lo vogliamo anche dire, ma perché il partito non ha fatto una campagna di sensibilizzazione e di informazione sul tema dell'andare a votare e come si può andare a votare? Perché questo, diciamoci la verità, non è stato fatto. Adesso parliamo di 6.000 volontari, che io sono esterrefatto e sono ammirato che il partito abbia 6.000 volontari che andranno in giro a fare informazione, perché noi, altre associazioni, i volontari li abbiamo, ma li contiamo sulle dita di una mano, saranno 10, 20, 30, forse 50, ma averne 6.000, io mi tolgo tanto di cappello, cioè è una cosa straordinaria questi 6.000 che andranno in giro a fare questo lavoro, che forse porteranno 6.000 volte, qualcuno di noi andrà pure bene, però vuol dire, è una cosa veramente eccezionale. E allora su tutto questo, secondo me, la riflessione va fatta, perché se noi non facciamo questa riflessione, noi andiamo a questa votazione ancora una volta senza contraddittorio, perché non avere contraddittorio è una cosa che fa piacere. Tu hai detto bene, fa piacere, cioè non sono rappresentati e sono persone che ovviamente non hanno molto da dire, però è anche un danno per noi, perché avere sempre la vittoria facile, che cosa ti fa succedere? Cioè il fatto che tu in realtà poi sui problemi ti siedi, e in questi ultimi anni noi ci siamo seduti molto sui problemi. E questi problemi bisogna invece rimboccarsi le maniche e riprenderli tutti in mano. Se questo non lo facciamo, chiunque verrà eletto andrà bene tutto, ma resteremo ancora al punto di prima, non ci sarà né un cambio di passo né un rinnovamento. Invece il rinnovamento ci deve essere assolutamente, perché questo è il tempo di fare il rinnovamento. Grazie.